Ma che cosa sarebbe successo se quel giorno Tamara non avesse fatto cadere il libro del college e non avesse incontrato Tom? E Tom non avesse portato l'amico alla festa di compleanno? E se Tamara avesse fatto cadere un altro libro? Forse le sarebbe venuta in mente un'amica di nome Katrin, che non vede da tempo e che oggi lavora in pubblicità. E certamente l'avrebbe invitata al compleanno. La festa ovviamente si sarebbe tenuta lo stesso e Tamara avrebbe comunque festeggiato i suoi 20 anni. Ma forse se ad entrare dalla porta fosse stata Katrin, le cose sarebbero andate diversamente. Immaginiamo come. La cena si svolge in serenità. Katrin non stacca un attimo gli occhi da Tamara e lei se ne accorge. Al termine della serata, Katrin si avvicina a Tamara. Katrin la informa che da tempo cercano una ragazza con le sue caratteristiche per la pubblicità di un nuovo shampoo. Le consiglia di inviare una sua foto e dà l'indirizzo email presso cui mandarla. A casa, in piena notte, Tamara si mette subito al computer e contatta l'agenzia. Un mondo nuovo le si apre davanti. Tamara è eccitata all'idea di entrare nel mondo della pubblicità e decide di incontrarsi a pranzo con un amico per parlare. Ignara del fatto che la sorella gemella che lei non sa di avere possa camminare a pochi passi da lei. D'altra parte era questo che stava succedendo, no? In una città come New York, due giovani donne separate alla nascita si sfioravano senza saperlo. È arrivato il momento di Tamara. Truccatori, parrucchieri, tutti a prendersi cura di lei. È fatta. Diventerò la protagonista di uno spot pubblicitario. Tutta l'America mi vedrà. A Tamara non sembra vero quando a Times Square i riflettori e le telecamere si accendono per lei. Intanto la vita di Adriana continua serena con le abitudini di sempre. Anche lei ignara del fatto che nella Grande Mela viva il suo doppio. National Toy Hall of Fame announces this year's inductees. They are the Jack in the Box, Dolores Pazzoni. Poi il destino si mette al lavoro. Una sera Adriana si trova sola a casa. Sta facendo zapping senza troppa convinzione davanti alla TV. È annoiata. Non c'è proprio niente da vedere. Ma ad un tratto l'incredibile. Lo stupore le stringe la gola. Non è possibile, quella sono io. Alla tele lo spot di uno shampoo. Niente di nuovo, se non che la ragazza che lo interpreta è uguale a lei. Sì, credo proprio che il destino ci abbia messo lo zampino. Sì, io credo che il destino le avrebbe fatte incontrare a prescindere dal fatto che vivessero in diverse parti del mondo. Sono convinta che il destino in un modo o nell'altro le avrebbe fatte rincontrare.